di impresadiretta.net, oggi come cittadino di Atribalda e osservatore delle cose della nostra città, è il dottor Gerardo Piscopo, medico di famiglia e cardiologo di Atribalda. Buongiorno Gerardo, io vorrei chiamare un po', ci conosciamo da troppi anni per non darci da tutto. E la prima domanda che ti vorrei fare è questa. Adesso, questa è una chiave. Se questa chiave aprisse metaforicamente le porte della nostra città, che paese troveresti e che paese vorresti? Grazie. Ma questo è un grande onore, questo gesto che tu compi nei miei confronti. Naturalmente è un gesto impegnativo per te, ma ancora di più per me, perché insomma la domanda è molto intrigante. Io vorrei sfuggire però un po' alla tentazione di parlare di retroscena, parlare troppo del passato, perché penso che noi dobbiamo essere rivolti verso il futuro. Quindi trovo un paese che è quello che è, quello che vediamo noi tutti i giorni, un paese che ha la sua dinamicità, i suoi lati positivi, i lati negativi, che ha subito, come tanti altri centri, purtroppo, in particolare del sud, un declino negli ultimi anni piuttosto importante, un declino dal punto di vista della socialità, dal punto di vista, se permetti, banalissimo, della pulizia urbana. Queste problematiche non sono ascrivibili a una persona in particolar modo, perché sarebbe troppo semplice individuare un responsabile, lo sport preferito normalmente, no? Cioè, molto stai semplice. Dicendo che ci sono problematiche che vengono insieme, dalle vesti anche in questa massa. Sì, ma c'è un concorso di colpe. Io non credo nemmeno, poi in fin dei conti non vorrei criminalizzare nessuno, credo che siano condizionamenti anche ambientali, condizionamenti, modi di pensare che alla fine portano certi risultati, a volte anche inconsapevolmente si arriva ad avere certe situazioni semplicemente perché nessuno li avverte. Da questo punto di vista io mi ritengo un po' responsabile di essere stato un po' assente dal punto di vista, diciamo, sociale della città, molto preso dalle mie cose personali, dal mio lavoro. Questo. Quindi vorrei poter incidere un po' di più. Credo che questo non sia un dovere solo mio, però insomma sia piuttosto generale. Lavoro che ti permette, tra le altre cose, proprio perché sei medico, di avere un approccio con le persone. Il medico non è soltanto chi cura dal punto di vista fisico, ma è una sorta anche di confessore, quindi senz'altro tu avrai avuto qualche, non so, persone, pazienti tuoi che ti hanno riferito dello stato di Atribalda, insomma. Sì, è capitato di questo? Come no, certo, in particolar modo ci sono, a parte diciamo il fatto di, soprattutto negli ultimi tempi, ho recuperato questa mia dimensione in maniera più incisiva, ma senza un secondo fine, per il gusto di vivere nella mia realtà, perché poi noi delle volte ci allontaniamo da quello che siamo, sempre in questo, anche in questo caso non per colpa di qualcuno, ma perché diciamo la vita è fatta, accettiamo quello che succede, questo ho imparato dal mio professore, accettare le cose che succedono senza subirle. Devo dire che negli ultimi mesi, a parte delle persone, che la metà ci sono dei soggetti, dei giovani che oltre a lamentarsi, anzi più che lamentarsi, sono venuti a chiedere ascolto. Cioè, tu mi parlavi del lato, diciamo, del confessore, sì, nel lato di ascolto, cioè ascoltare, arricchirsi, e l'ascolto con questi ragazzi, anche con altri amici che automaticamente in maniera virtuosa si sono avvicinati, abbiamo iniziato a fare dei ragionamenti, ho avuto modo di conoscere, di trovare vecchi amici, ho avuto modo di conoscere persone molto capaci, vogliose di fare, con delle, senza, diciamo, gli orpelli mentali, psicologici, relazionali che forse avevamo noi, sono persone più dirette e che hanno delle grandi qualità e che possono fare da stimolo anche per altri. Per Atribalda, quindi, proprio perché per i contatti che tu hai avuto anche con i giovani, anzi mi piace mutuare un poco quel film, non è un paese per vecchi, Atribalda è un paese per giovani. Io l'ho scritto a degli amici, ho scritto questa frase: Atribalda può essere un paese per giovani, anzi di giovani. Ma la gioventù non è un dato anagrafico, la gioventù può essere usata, strumentalizzata, lo sappiamo bene, no? Io posso strumentalizzare il pensiero di qualsiasi grande pensatore, ma è solo una strumentalizzazione per mettermi me in evidenza. Il punto centrale è un altro, vivere e fare. Io penso che l'esempio è il fare, ma non il fare, anche questo caso astratto,
i gesti che compiamo quotidianamente di apertura verso gli altri, di confronto, ci qualificano. E noi abbiamo il dovere di tenere gli occhi aperti, e regalare agli altri la nostra esperienza e mettere in condizione le altre persone di dare il meglio di sé. Secondo me il nostro ruolo è questo, quindi niente personalismo. Perfetto, no, è una risposta giusta per affrontare un poco le problematiche reali di Atrivalda. Cioè, non so, andiamo nel particolare, possiamo andare dal traffico, possiamo andare dall'utilizzo dell'ex Pineta Sessa, da altre problematiche. Quali sono quelle che i tuoi, diciamo, giovani, cioè le persone che tu hai coinvolto in questo, così da cittadino? Le persone vogliono chiarezza, vogliono partecipazione e vogliono, fra virgolette, pulizia, che è la cosa principale, pulizia esterna e interna. Certo, io non ripeto, insisto a dire, per fortuna siamo ancora fuori da certi meccanismi pericolosi che riguardano altre zone del nostro territorio, no? Soprattutto per la zona del napoletano. Per fortuna abbiamo ancora un tessuto sociale abbastanza sano, nonostante io non pensi che sia l'isola felice di cui si è sempre parlato. Però io con i ragazzi ho detto, parlando di questi spettacolari ragazzi, spettacolari, gli ho detto: se vi dovessero chiedere, voi chi siete, se siete di destra, andiamo un po' nel particolare, di destra, di sinistra, no, voi dovete essere quello che siete, onesti, capaci, innovativi e gente che sa ascoltare. E questa è una risorsa per Atrivalda che noi non possiamo lasciarci sfuggire. Ma infatti mi collego a questo per dire, per fare un'altra domanda che mi sono segnato, cioè tutte le forze politiche che stanno scendendo in campo ad Atrivalda in effetti si presentano come liste civiche, tranne, dobbiamo dire la verità, l'esclusione dei 5 Stelle che si presenteranno con il loro simbolo, eccetera. Per te, come deve nascere e come deve essere composta una lista civica? Perché dire lista civica come sommatoria di tanti partiti o di tante addirittura correnti di partito, secondo me non è una lista civica. Per te che cos'è la lista civica? La lista civica è per me deve partire dal basso. Deve partire dal basso e deve partire dalle esigenze dei cittadini di essere rappresentati, che devono individuare un leader condiviso che abbia il dovere a sua volta di guidarli. Per me questa è una lista civica. Tutto quello che vediamo è tutt'altra cosa. Infatti è questo che si nota un poco in Atrivalda. Tutti parlano di liste civiche, eccetera, però poi alla fine, come ben hai detto, la lista civica deve nascere al di là dei partiti, anzi, meno tessere si hanno, perché oggi come oggi dobbiamo pensare un poco al destino di Atrivalda, al futuro, come abbiamo detto, per quanto riguarda i giovani. Il 30 marzo su Facebook tu hai scritto che sei stato sollecitato da tanti tuoi amici a candidarti a sindaco. Ed hai scritto: se si porranno le condizioni giuste, in quel caso ci metterò la faccia e le mie forze, o per passione sincera o nulla. Queste condizioni si stanno verificando? Allora, questa, un'ipotesi del genere avrebbe richiesto una partenza di un progetto con tempi diversi da quelli in cui ci troviamo adesso. Quindi è evidente che dal punto di vista pratico queste condizioni prevedono un altro tipo di percorso rispetto a quello che si è verificato. Però io lancio un appello e faccio contropiede, faccio transizione, si dice in basket. Sono stato, sai, ma prendo palla, rubo palla e cerco di fare canestro dall'altra parte e dico: c'è qualcuno disponibile a confrontarsi su temi concreti? Cioè, la società civile è capace di esprimere, oltre le persone con le quali sono in contatto, altre persone valide per dare un contributo, partendo dal presupposto che io non ho alcuna mira personale. Se ci sono delle persone che sono disponibili a confrontarsi, quindi lancio un appello, se ci sono persone disponibili a confrontarsi fuori dai soliti schemi, quelli delle tessere, quelli della personalizzazione, io non sono disponibile a discutere,
Perché secondo me noi parliamo di un effetto farfalla, un gesto ne può provocare altri 100, tutti inaspettati. Allora, o siamo fermi sulle nostre posizioni o cerchiamo di smuovere l'immobilismo. Lo stagno, nello stagno dobbiamo lanciare un sassolino. Io il sassolino lo lancio. C'è qualcun altro che è disponibile a lanciare un sassolino per smuovere queste acque? So io a fare la domanda.